ciao ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Oggi finalmente nuovo video insieme, benvenute in questa maratona natalizia dove vado a pulire la casa, a togliere le decorazioni autunnali e iniziamo a preparare quelle natalizie. Ho messo quasi 3 giorni per decorare casa, anche se voi vedete tutto in questo video. Ho ripulito tutta la casa da cima a fondo, ho rifatto tutte le stanze, quindi stanza per stanza sono andata a ripulire tutto e diciamo che finalmente stiamo tornando un po' più alla normalità e di questo ne sono molto molto contenta. Quindi adesso vi lascio a questo fantastico video, come sempre vi aspetto poi qui sotto nei commenti per interagire insieme e spero che questa maratona natalizia vi tenga tanta compagnia e che il video vi piaccia. Ora vi lascio alla continuazione del video. To look like Christmas everywhere I go. I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring. Comincio innanzitutto a togliere tutte le cose autunnali, quindi tutte le decorazioni che avevo messo per l'autunno. E già che ci sono, ho dato proprio una lavata a fondo a tutta la sala e cucina compresa, ho lavato tutti i mobili e ripulito tutto per bene, fatto i vetri e insomma ragazzi ho rifatto un po' tutto da cima a fondo e ho queste pulizie che voi vedete adesso le ho fatte in 3 giorni e ci ho messo un po', però alla fine ce l'ho fatta. Prima di riuscire a decorare, ecco, ho dovuto ripulire un po' tutto. Santa's gonna come and join us in this song. Oh, yeah. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. 'Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everything.
to be making our Christmas memories. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. I lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you, baby. This year it's just gonna be you and me. Christmas memories, oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la. Oh oh, making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Christmas memories. Night, only you can pull.
control. Let's not wait another year. Make me wish you were here. I'll be home for you. Everything's just right, but I'll be wishing you were here with me. Everywhere I go, it's Christmas. A town filled with wonder and delight. The season to rejoice brings everybody close, but I'll be missing you right next to me. Feels kind of lonely when you're a million miles away, but maybe there's a star to lead the way. 'Cause I wanna hold you when Santa's coming around and kiss you right beneath that mistletoe. Man, since now I got my wishes down to one. Oh, so check out my list, 'cause I've already got it done. I only pray that you were here with me. I wish that you were right here next to me. This morning, I looked outside my window where children lighting up the Christmas tree and the snow is falling. It reminds me of the good times, those winters we would spend just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day and I am on my way. I'm coming for Christmas, yes, I'm coming home to you. Oh, how much I missed you. Wanna spend this day with you. Yes, I'm coming home to you. Can't wait to hold you. We'll be sitting by the fire and watch our favorite movies on TV. We can do what we wanna do. Walk under the moonlight and kiss under the stars. It's gonna be like we never were apart.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh ragazze, come sono felice, guardate, tutto il mio Natale, queste cose le avevo già nell'altra casa, chi ha visto i video dell'anno scorso, tra l'altro vi lascio qua se volete farvi un po' una maratona natalizia, adesso poi la condivido anche nella mia community, così potete andare a vedere i video dell'anno scorso. Comunque ragazze, io sono felicissima, non vedo l'ora di decorare tutta la mia piattaia perché l'ho svuotata completamente per mettere tutto Natale e io non vedo l'ora e quindi direi di cominciare a fare questa cosa qua, anche se ho vetri da fare, porte da pulire, devo ancora andare avanti, però mano a mano che svuoto, magari inizio già a riempire, se no ho tutto il tavolo ingombrato e quindi tolgo anche, diciamo, queste tazzine qua, queste cose. Lì ho già appoggiato dei bicchieri da lavare, qui c'è un casino, ragazze, oggi è una casa per aria, però ce la posso fare. Quindi direi di iniziamo a mettere a posto le cose nella piattaia. Time is pulling us
Allora ragazze, eccomi qua con voi. Dunque, ho già pulito la metà delle cose che c'erano da fare. Ho dato una bella pulita ai mobili, ho già fatto tutto, come avete visto, ho cambiato le tazze, ho buttato via le tazze vecchie perché voglio solo tenerne alla fine due paia, quelle natalizie e quelle che usiamo sempre. Anche perché poi vedo che alla fine ne compro sempre tante e poi alla fine non le uso mai tutte, quindi ho deciso che piuttosto se qualcuna si rompe cambio il servizio oppure aspetto, ecco, faccio così. Insomma, così almeno ricavo sullo spazio. Comunque, allora, qui dietro di me vedete che già la cucina inizia a essere leggermente meno incasinata perché ho già lavato tutti quei bicchieri che erano di là nello scaffale, perché li voglio mettere in quel mobiletto lì nero sopra, che adesso lì sopra c'è il robot tritatutto. Però io lo tolgo e lo metterò lì sotto nei miei mobiletti, adesso vedo dove sistemarlo, insomma. Però voglio toglierlo di là e questi bicchieri voglio tenerli più nascosti, diciamo, anche per avere meno cose in giro e così per me è più facile da mantenere la pulizia. Christmas tree, yeah. So baby come on.
go outside. The snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine. Dunque ragazze, la situazione è questa, io ho quasi finito, mi manca solo questo scaffale ma lo pulirò con calma e boh, per adesso ho pulito veramente tutta la sala, tutta la casa, adesso c'ho ancora un po' di casino. E dunque, mettendo a posto mi sono resa conto che mi mancano dei cuscini, dei copricuscini natalizi, quindi poi lì per adesso ho messo quello lì marrone ma poi lo vado a sostituire. Vedo se trovo uno di questo qua peluccioso, magari sul rosso, sul bordeaux, così richiamo un po' il pupazzo qua davanti. Oppure se non trovo il peluccioso, ne prendo un altro di quella tinta lì, due di quelle tinte non marrone, magari sul bordeaux, ecco, su questo colore qua. Comunque vediamo, vediamo. Making plans for what we're gonna do. I feel so blessed that I can be with you. 'Cause God knows that I've been longing for ya. Just wanna hold you close. You know the stars are shining just for you. Let's take a walk and we can follow the moonlight till we reach a place we can stay. Maybe kiss a bit and dream away. And in a while we're gonna go inside and drink our chocolate by the fire. All I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Mm-mm, so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Gonna go inside and drink our chocolate by the fire. 'Cause all I want is to spend this day with you. Let me give you a Christmas moment we'll fill with love and joy. Loving so beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. With you. I don't need any presents as long as I spend this day with you. Ecco, ho iniziato a tirare fuori un po' tutte le decorazioni natalizie che ho, così per capire, anche fare un po' di decluttering, anche se in realtà ho ottenuto quasi tutto. Comunque mi è piaciuto tirarle fuori perché mi sono ricordata tante cose che avevo preso che non mi ricordavo, ecco, quindi è sempre bello mettere le decorazioni natalizie in questo senso. E comunque adesso niente, mano a mano vi faccio vedere un po' come ho sistemato. Ecco qua già una prima parte, poi ho messo l'altra scritta, queste scritte le ho prese da Action e sono molto belle, tranne questa qua che vedete adesso, che l'ho presa da Casanova. Poi qui vi faccio vedere tutta la mia collezione di soldatini, anche se uno si è un po' scollato, vabbè, poi lo sistemerò con la colla a caldo. Ok ragazze, eccoci qui. Allora, questa è un po' la panoramica della mia cucina natalizia, già io l'adoro. Adesso vi faccio vedere che io avevo fatto questo omino qua,
Adesso come faccio? Farlo vedere bene, vediamo un po' se riesco. Metto flash, eccolo qua. Ecco, vedete il mio omino. Questo qua l'ho fatto io. E quindi mi sono ricordata perché ce l'avevo sopra. Volevo mettere l'altro qui al posto di questo. Però poi mi sono ricordata che l'avevo fatto anch'io. Quindi, ecco, volevo mettere questo qua in realtà lì. Però mi sono ricordata che avevo fatto quello. E quindi mi dispiaceva. Perché è una mia creazione. Preferisco mettere quello sulla cucina perché secondo me con la casetta candy, vi faccio vedere un po' meglio, aspettate, ecco qua, vedete, con la casetta, poi candy shop, adesso poi dopo sistemo bene, insomma, qua due cose, però secondo me ci sta già benissimo. Sì, lì non guardate che sono i filtri del caffè, adesso poi li vado a buttare, però volevo solo farvi vedere che secondo me già così è cambiata molto la panoramica, cioè da questo lato qua, proprio bello, adoro. Ah, che bello, Natale, Natale! Gather around the fireplace, and no one cares about yesterday. My favorite.
the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. You can feel it in the air that every child got their hearts filled up with joy. Yes, it's Christmas all around. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas. This time of year is a time to cheer. Let our loved ones, our family and friends have a Christmas with so much love and with joy and laughter. Let us stay forever. It's Christmas today. All snow is falling down, all the colored lights lighting up this town. And as I walk outside, hear the Christmas choir sing, Merry Christmas. Ok ragazzi, allora divano sistemato, ho creato queste due federe dei cuscini, semplicemente la stoffa l'ho presa da una tovaglia che avevo preso coi punti di Tigotà. Un giorno sono andata sotto periodo natalizio e niente, ho dato la carta e chiunque aveva la tessera con un minimo di spesa regalavano questa tovaglia. Ma io questa tovaglietta non l'avevo mai usata, quindi pulendo le cose, tirando fuori le cose di Natale eccetera, è saltata fuori e ho detto, dato che non trovavo due federe rosse carine da abbinare, ho detto secondo me questa stoffa così è idonea, potrei farci due belle federe, e così ho fatto. Quindi ecco, questo è già risultato finale, mi piace tantissimo perché poi sta proprio tutto in pandan, perché ho tutto rosso bianco e quindi si intona benissimo. Comunque ve la faccio vedere giusto così per curiosità. Tra l'altro è un tessuto anche molto molto ruvido, quindi richiama proprio il tessuto classico del cuscino, del copricuscini. E poi ho attaccato questi bottoni con la pistola, che è tutto il set che avevo preso da Action, ecco, ho iniziato anche quello lì a utilizzarlo e voilà, insomma il gioco è fatto. E quindi un po' di ingegno e le cose escono. È la prima volta che faccio delle federe fatte bene così. Le prime che avevo fatto erano un po' nì, perché ancora non sapevo tanto cucire, invece questa volta sono uscite proprio belle. E nulla, quindi questa parte qua diciamo che ha iniziato a prendere più forma.
Adesso sono qua, niente, c'è il camino acceso. Lì abbiamo quei due sacchetti perché ieri è arrivata la legna e abbiamo riempito totalmente tutta la legnaia. Quindi adesso poi dopo esco e ve lo faccio vedere la legnaia come è fatta, tutto quanto. Così, giusto per farvi un'idea, adesso vi metto una foto così capite un po' e poi ve la faccio vedere dopo. Comunque bella piena, 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 ci stanno esattamente, noi prendiamo solitamente 100 euro di legna e c'è stata tutta, quindi l'abbiamo fatta tutta piena ed erano avanzati dei rametti che niente, noi mettiamo qua dentro, sacchetti lì, quando portiamo dentro la legna ci troviamo bene perché sono belli larghi e la legna ci sta, quindi noi prendiamo quelle buste, le riempiamo con la legna che ci serve, le portiamo dentro, poi svuotiamo qua. Io provvisoriamente ho messo qua la legna e tutto, però è una cosa provvisoria perché con Riccardo abbiamo pensato di costruirci una panca per mettere la legna con le misure, prenderemo poi delle tavole di legno, ma queste sono tutte cose che faremo poi l'anno prossimo perché adesso fa freddo e non è tanto il caso. Però comunque momentaneamente ho trovato questa soluzione, solo che vedete mi sporca il muro, quindi non è che mi piace molto. E quindi niente, troveremo poi questa sistemazione di fare una bella panca che sia alta almeno fino a qua e che sia poi a filo con i mobili, ovviamente, che almeno uno tira su, prende la legna e mette nel camino. Quindi questa è un po' la soluzione. Quando portiamo la legna, poi quei sacchetti ovviamente tornano fuori. Adesso sono appoggiati qua perché c'era troppa legna e non ci stava tutta. E quindi insomma abbiamo messo lì momentaneamente, consumiamo quella legna lì e poi i sacchetti tornano al loro posto, anche perché qua a me piace che sia tutto bello pulito e ordinato. Comunque ragazze, quindi io stamattina sono qua, sto facendo un po' di piccole pulizie, però insomma vi faccio vedere un po' che comunque la casa ha preso proprio forma. Poi ieri ho tirato giù il pupazzone, questo è il regalo che ha fatto mia mamma Riccardo ed è stupendo, cioè guardate quanto è grande, basterebbe già solo mettere questo, già fa da albero di Natale. Però sapete che io voglio l'albero di Natale perché ho le mie decorazioni in stoffa e l'albero lo metto là. Ho già pensato a tutto perché il calore, diciamo il camino fino a qua mi arriva più o meno il calore, poi boh. Però qua non dovrebbe, cioè adesso poi vedo come mettere l'albero. E magari dietro, tanto la parte dietro è quella che nessuno va mai a vedere, magari dietro lascerò i rami un pochino più piegati di modo da che stia un po' più dentro. Mi sento super mood natalizio, cioè tutta casa di Natale. Ah, poi ho trovato anche questi cuoricini che li ho appesi qua, erano troppo carini, ho detto vabbè li appendo alle maniglie delle porte, mi piacciono, cioè delle porticine della cucina. E niente ragazze, quindi nulla, adesso mi faccio un bel caffettino e poi torno su che ho delle cosine da cucire e poi mi devo fare anche le tende per gli armadi perché ho comprato la stoffa, ho comprato tutto, ma devo farle, quindi oggi mi sa che dedicherò il mio tempo a questo. Ecco, poi vi faccio vedere qui, ho fatto questo angolo e sotto vedete che ho ripulito tutto, ho levato, c'era della roba, ho tolto tutto perché mi piace che si vede così, bello vuoto. Anche perché qua nel sottoscalo ho già messo solo la roba che uso per pulire e il cesto dei panni. Qua tutto bello pulito, vedete già stavo cucendo, stavo ascoltando un po' di musica. Qui c'è un po', ecco qui ho fatto un angolino natalizio. Questo è il mio Babbo Natale, me l'ha fatto mia mamma, bianco rosa, così che mi piace. E poi ho messo il pupazzone. E invece questo qui era l'alberello che mettevo sulla scrivania, ma quest'anno lo porterò nel banco del mercatino di Natale, così ci metto le cosine appese per far vedere come stanno. Niente, poi di qua ho
ancora un po' così la situazione. Piano piano mi sistemo, ragazze. E anche qua, vedete, devo di nuovo un po' risistemare tutto. Adesso sto preparando gli ordini e quindi non ho molto tempo di fare. Però poi da gennaio, insomma, risistemo. E la cassettiera alla fine, niente, l'ho messa qua perché lì c'è la canna fumaria del camino. È troppo calore, questa è di plastica, non vorrei che si rovina, quindi alla fine l'ho spostata di qua, che poi non è stata un'idea malvagia perché nel complesso devo dire che sta molto bene, quindi niente, l'ho messa qua. Poi vabbè, qui c'è il mio ripostiglio, è stato, ho lasciato due cose in giro, però comunque vedete qui l'ho ripulito, l'ho riorganizzato tutto. E prima qua era un caos, non si capiva niente, adesso già è più riorganizzato, poi pian piano le cose che sono rimaste le vado poi a togliere, a vedere, lì sono degli ordini che devono partire. E poi vi faccio vedere la camera da letto, ho lasciato questa maglia in giro, anche qui poi fa caldo, io mi spoglio, mi cambio sempre. Comunque allora ragazze, eccoci qua, questa è la camera. Ripulita tutto ovviamente, anche questa, vedete che ho già tirato fuori il plaid natalizio, quelle federe le avevo fatte io di Natale con scozzese e niente, qui ci sono gli armadi che poi oggi vado a fare le tende, così qua copro tutto bene e viene un bell'ambiente. Ecco ragazze, allora le tende le ho appena fatte. Sono molto soddisfatta del lavoro, del risultato, anche perché cioè si vede proprio benissimo, stanno bene, così la roba è anche più riparata. La stoffa, niente, la stoffa ho scelto questa perché alla fine i colori della camera, vedete lo specchio che si intona, poi ho queste tende da sole sul beige, i cuori, e quindi insomma quella tenda lì anche sul, mi sembra, beige, quindi la stoffa è, cioè, è stata scelta un po' in base ai colori che sono quelli della camera. Adesso ovviamente le lascerò su così, sono leggermente stropicciate, ma tanto non mi importa perché poi il prossimo mese che lavo la camera laverò anche le tende. Adesso intanto è per mettere qualcosa e per chiudere un po', perché accendendo il camino comunque la polvere vola e quindi è meglio che stia tutto riparato. Quindi ragazze, niente, io sono soddisfatta perché l'ho fatta io. E sono uscite davvero bene, molto bene queste tende, e devo dire la verità. E adesso poi spruzzerò un pochino di profumo sul tessuto, così profuma anche un po'. E nulla, quindi questo è il mio lavoretto di oggi, perciò ho fatto le tende, ho fatto anche i cuscini, i copricuscini per il divano. E nulla, quindi niente, super super contenta e soddisfatta. Snow starts to fall, and then you know it's Christmas for the children above all, and then you know it's Christmas 'cause Santa's on his way. We'll stand under the mistletoe, and then it's Christmas. Ragazze, qui con voi. Allora, questo video finisce qui. Io spero che vi sia piaciuto, vi abbia fatto compagnia, ma sono sicura di sì. E noi al prossimo video andiamo invece a decorare e preparare gli alberi natalizi. Spero che il mio video vi abbia dato un po' di ispirazione natalizia e sono curiosa di sapere poi come decorerete le vostre case, quindi vi aspetto poi qui sotto nei commenti. Noi ci vediamo come sempre in un prossimo video. A presto. Ciao!